benvenuti. Siamo alla seconda puntata di Green Talks, quindi per noi è già un successo. Ringrazio tutte le persone che stanno collaborando perché diciamo venga questo prodotto, che è un prodotto innovativo, un prodotto fatto da giovani, da ragazzi. Abbiamo la seconda puntata e abbiamo di nuovo grandi ospiti. Questa volta abbiamo anche un onorevole, Ellie Schlein, che è venuta a trovarci e che è rimasta, diciamo, abbastanza colpita da questo progetto, che sta avendo appunto una eco nazionale. Tutti i politici stanno venendo da noi, Maria Elena Boschi, Ellie Schlein, quindi per noi è un piacere veicolare anche il nostro progetto a livello nazionale. La cosa importante che oggi verrà trattata con un ospite d'eccezione, diciamo, noi abbiamo quasi sempre due ospiti, uno un po' più politico, un po' più pop, diciamo, e l'altro un ospite appunto che va più nel dettaglio. Questa volta Raffaello Giachetti, presidente di Gruppo Impianti Solari, un'azienda del Lazio che ha già installato tantissimi megawatt all'interno della nostra penisola, è presente qui da noi e ci parlerà del lavoro che è stato fatto ripercorrendo le trappe del suo gruppo, perché all'interno del gruppo Impianti Solari sono presenti più aziende che ovviamente installano e che curano anche poi il mantenimento degli impianti. Ecco, siamo ovviamente arrivati al 2023, abbiamo visto che la crisi energetica è presente e questa crisi energetica fiacca sia famiglie che imprese. E quindi è il momento in qualche modo di attraversare questa transizione energetica nell'interesse del nostro tessuto economico, sociale, ma anche nell'interesse ovviamente dell'ambiente che ci circonda. Dall'Europa ci arrivano dei segnali chiari, cioè quello di favorire la crescita e l'affermazione di questi nuovi green jobs, che sono appunto i lavori verdi, che sarebbero tutti quell'occupazione, quella linea occupazionale ovviamente orientata verso il green e verso l'economia circolare. E ovviamente dà anche un importante step, quello del 2030 e della riduzione appunto del 55% delle emissioni inquinanti rispetto al 1990. Quindi abbiamo veramente delle importantissime mete da raggiungere in questi anni, ovviamente di aumentare tantissimo anche l'installazione di fotovoltaico e di ferro, che sarebbero le fonti di energia rinnovabile all'interno della nostra bella Italia. Quindi vediamo l'ospite, vediamo Raffaello, quello che ci dirà. Siamo in un'ex fonderia ristrutturata con fondi pubblici europei, per lo specifico pannelli solari, un bellissimo progetto, però in Italia ancora si stenta perché la burocrazia è tantissima. Esattamente, guardi, perché? Perché la politica in questo paese purtroppo ha avuto orecchie troppo attente ai rappresentanti degli interessi delle fonti fossili, di cui invece dobbiamo liberarci. Dobbiamo farlo investendo nei saperi, nelle competenze che possono accompagnare da un lato le imprese, specialmente quelle piccole e medie che da sole magari non hanno le risorse per fare investimenti, che innovino i processi e riducano le emissioni climalteranti o che facciano risparmiare ad esempio attraverso l'economia circolare, che ti permette, no, di ridurre i rifiuti, di riciclarli, reimmetterli nei cicli produttivi o scambiarli con altre aziende. Ma ci serve anche fare un grande investimento nelle competenze per affrontare questa conversione ecologica, perché dobbiamo accompagnare anche lavoratrici e lavoratori che sono più spaventati da queste transizioni. Ecco, non è una transizione che si fa senza politiche pubbliche che abbiano la visione giusta e che orientino gli investimenti in questa direzione. Tanta parte dell'impresa italiana l'ha già capito, ci sono 400.000 imprese green che già stanno innovando in modo importante, tant'è che ce le vengono a vedere dal resto d'Europa. Il luogo in cui siamo è un esempio di riqualificazione, naturalmente di restituzione anche alla comunità, alla collettività, di un luogo che ha una sua storia e radici, ma che ha necessità di innovarsi per ritrovare un equilibrio col pianeta. E quindi certo, produzione di energia pulita e rinnovabile, che è quella che ci può rendere sempre più indipendenti dal punto di vista energetico, con anche innovativi sistemi di accumulo costruiti con la collaborazione con le università. È un bel modello di quello che ci serve fare, guardate, perché se noi investiamo nell'energia pulita e rinnovabile, noi abbassiamo le bollette, e di questo in Italia oggi c'è grande bisogno, ma abbassiamo anche le emissioni climalteranti che stanno purtroppo avvelenando il pianeta e anche la salute delle persone. Grazie di essere qui, dottor Raffaello Giachetti, presidente dell'associazione GIS, Gruppo Impianti Solari, che sono un gruppo di aziende del Lazio che installano e che autorizzano, seguono tutto l'iter autorizzatorio e appunto mettono il fotovoltaico, perché ce n'è veramente tanto bisogno in questo momento. Ci sono 200 gigawatt
che stanno aspettando di essere autorizzati, se non sbaglio, poi esatto. Ti lascerò la parola che sarai più preciso di me su questi dati. Ecco, voi avete fatto un atto veramente importante nel maggio dello scorso anno, del 2021, sì. Perché avete chiesto un tavolo di confronto con i ministeri deputati alla cosiddetta transizione energetica, che sono il MITE, che è il Ministero della Transizione Ecologica, che è guidato dal nostro caro Cingolani, che noi ogni tanto gli diciamo qualcosa ma non ci ascolta, mi sembra che anche a voi non mi ascolti tanto, quello dei beni archeologici, che è il MIBACT, e un incontro appunto che ha coinvolto ovviamente anche il MISE poi, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, perché mi sembra chiaro. Ecco, dopo questa richiesta, no, che cosa è successo? È successo che il MISE non è intervenuto, ma ha dato il suo parere positivo ai vari procedimenti autorizzativi, quindi ha fatto il suo, diciamo. E per quello che ha riguardato il MITE e il MIBACT avevamo chiesto un tavolo tecnico, perché le nostre problematiche maggiori a livello autorizzativo sono proprio con le sovrintendenze. Quindi volevamo un tavolo, chiedendolo alla direzione generale delle sovrintendenze a Roma, per poter discutere insieme quelle che potevano essere le vie migliori per poter autorizzare gli impianti fotovoltaici rispettando paesaggio, archeologia. Ovviamente. Ci fu data appunto un appuntamento chiedendoci quali fossero appunto i temi da discutere in questo tavolo, a che noi presentammo i nostri punti, nel senso troviamo una strada comune per poter unire l'utile al dilettevole facendo impianti fotovoltaici in zone che paesaggisticamente non abbiano problematiche, così da poter riuscire ad ottenere quello che ci prefiggiamo tutti, quindi la transizione ecologica entro il 2030 facendo questi 70 gigawatt. Ah no, la risposta fu immediata, se questi sono i temi non ci interessa parlare di questo, e quindi fu chiusa lì la cosa. Lo stesso giorno fortunatamente fummo contattati invece dal MITE e ci chiesero appunto una disponibilità per una video call con il ministro stesso. Questa disponibilità da noi fu data naturalmente e il 10 maggio avemmo il piacere di avere dall'altra parte del video appunto il ministro, che ditemi quali sono le vostre problematiche. Noi in quel momento avevamo solo nella provincia di Viterbo 2 gigawatt di impianti bloccati fotovoltaici, tutti regolarmente autorizzati, tutti con valutazione di impatto ambientale positiva, solo con il parere negativo della sovrintendenza, che tramite l'articolo 14 quinques proponeva opposizione davanti al Consiglio dei Ministri e quindi sospendeva quello che era, diciamo, il potere di costruzione dell'autorizzazione stessa. Noi spiegammo questa cosa al Ministro, il Ministro ci disse: guardate, tutto quello che è davanti al TAR, quindi al Tribunale Amministrativo, io non posso fare niente. Tutto quello che è davanti al Consiglio dei Ministri, io sono un Ministro, io alzerò la mano per sbloccarli, vediamo gli altri Ministri cosa fanno. Questa cosa è andata avanti e il 31 luglio con il decreto legge 77 il ministro ha di fatto sbloccato questa situazione, che a ottobre si è resa praticamente libera, e quindi questi impianti come altri sono stati sbloccati da parte del Consiglio dei Ministri. Naturalmente ci sono situazioni in cui ancora oggi ci sono impianti bloccati davanti al Consiglio di Stato, sempre per ricorsi fatti dal MIBACT. Il 21 luglio fu fatto un ricorso a due impianti per un totale di 250 megawatt. Nel momento in cui il ministro Cingolani a Napoli apriva il G20 per la transizione ecologica, lo stesso giorno il Consiglio dei Ministri e il MIBACT faceva opposizione davanti al Consiglio di Stato a questi impianti fotovoltaici. Ecco, questa è la situazione. Ecco, dopo questo quadro che tu, Raffaello, hai descritto in maniera ottima, ecco, io mi chiedo perché in Italia, diciamo, ci sia questo, come hai detto, tutti questi atteggiamenti ossimorici, no? Cioè, da una parte si dice sì, iniziamo la transizione ecologica, andiamo avanti, eccetera, rendiamoci indipendenti dalle fonti fossili, vedi anche l'aspetto congiunturale della guerra in Ucraina, vedi quello che sta succedendo, è un quadro che, come abbiamo detto, diciamo, ha dei comportamenti ossimorici alcune volte dei nostri vertici anche governativi. Cioè, da una parte si dice che si vuole fare la transizione energetica, ci si vuole rendere indipendenti dalle fossili, si vuole andare verso un abbattimento delle emissioni di CO2, la cosiddetta decarbonizzazione, che poi è, diciamo, una grande attività che fa anche il gruppo che tu rappresenti, sì. No? Perché nel senso comunque siete importanti produttori, avete, diciamo, una voce in capitolo importante a livello anche nazionale. Ecco, dopo però ci sono, come hai detto te, dei comportamenti che sono tutto l'opposto, diciamo, di quello che si dice. Un altro è anche quello di aver vietato il cosiddetto eolico offshore, no? Cioè, cosa è successo in Sicilia, o meglio, secondo te, siamo un'altra volta di fronte a parlare in un modo e poi agire in un altro, no? Si predica bene e si razzola male, proprio in Italia
questo è proprio è un detto che proprio si addice alla nostra politica soprattutto. Io la vedo in due modi diversi. Per quello che riguarda le sovrintendenze, secondo me è un'impostazione proprio politica di perdita del potere, perché le sovrintendenze vogliono essere le sole uniche a poter dire sì o no. In più occasioni, in una conferenza dei servizi, la sovrintendenza dice: prima venite da me, vi dico io se questo progetto va bene e non va bene e poi lo presentate. Non è quello che dice la legge. La legge dice: si fa una riunione intorno a un tavolo con tutti gli enti preposti, ogni ente preposta può proporre quelle che possono essere modifiche al progetto, pur sempre arrivando a far sì che il progetto sia autorizzato. Per la sovrintendenza questo non esiste. In più occasioni io presente la sovrintendenza senza neanche aver visto il progetto, per me è troppo grande, quindi il mio parere è negativo. Così in Italia non vai da nessuna parte. Il discorso che riportavi prima in Sicilia, un blocco all'eolico per poi autorizzare le trivelle per il gas. Ma io un nostro associato ha festeggiato il 25 febbraio scorso 3 anni e ancora non ha ottenuto l'autorizzazione. La legge dice che entro 180 giorni deve uscire l'autorizzazione. Può arrivare a 250 se ci sono richieste di integrazioni. Siamo arrivati il 25 febbraio a 3 anni e ancora non ha l'ultima conferenza dei servizi. E se parli con le amministrazioni locali, la dicono come una cosa normale. Ci sono aziende che aspettano 5 anni, mi è stato risposto, dico, e questa è una giustificazione? Cioè, con queste mentalità, con queste persone... Dopo magari aziende falliscono nelle more delle autorizzazioni, perché è capitato anche di vedere cose esatto, perché poi i fondi di investimenti che investono in questo e portano denaro in Italia, portano lavoro in Italia, si scoraggiano anche e dicono vado in Spagna dove ok, ci metto un anno ad autorizzare, però una volta che sono autorizzato io posso partire. Qui diamo adito, diamo voce a tutti con il diritto di farlo, ma c'è anche il diritto dell'investitore che, ok, mi hai bloccato per 3 anni con un ricorso al TAR inventato, dopo 3 anni, se io vinco al TAR, ti chiedo dei danni milionari e vedrai che le persone non smetteranno di fare ricorsi inventati. Purtroppo questo in Italia non c'è, diciamo, la certezza della pena o del pagare da parte di chi si inventa queste cose. E questo sarà il problema nostro praticamente, questa transizione ecologica che viene fatta a livello legislativo, se poi non si tramuta nella sburocratizzazione, ma sburocratizzazione non significa ti faccio la legge perché dice quello che ci voglio oggi 90 giorni, te lo devo dare in 15 giorni. La sburocratizzazione significa che la persona che ti fa l'opposizione, la sovrintendente che ti fa l'opposizione dicendoti vediamo se fra 5 anni ancora i tuoi investitori sono interessati piuttosto che i proprietari terrieri a venderli, lo fa solo per un'impostazione di farti perdere tempo, quella persona, secondo il mio parere, va rimossa e punita. In Italia questo non accade e ecco che siamo nella situazione in cui siamo. E Raffaello, hai dato hai fornito un quadro completo. L'ultima domanda, che però nel senso magari va a prendere anche delle cose più piacevoli, sì, cioè sono le tecnologie. Ecco, visto che abbiamo guardato l'aspetto burocratico, che è la nota dolente, diciamo, sì, di questa transizione energetica, invece possiamo dire che lo sviluppo tecnologico è invece una cosa piacevole, no? Sì, da sentire, perché la tecnologia va avanti, i pannelli solari hanno sempre più produttività per quanto riguarda ovviamente la produzione di energia verde da fonte solare. Sono stati, diciamo, inventati, tra virgolette, nuovi modi per aumentare la produzione. Ecco, voi ovviamente come installatori, come produttori, sicuramente vi sarete dotati di questa tecnologia. Sì. Ce ne vuoi dare, come dire, un po' di pillole? Sì, 10 anni fa un megawatt occupava circa 2,2 ettari di terreno. Oggi un megawatt occupa forse 1,2 ettari. Questo perché? Perché se si è riusciti, appunto, questo naturalmente garantisce una minore occupazione del suolo, che è uno dei problemi ambientali che ci possa essere, perché comunque un impianto fotovoltaico non è invisibile, occupa del suolo. Va naturalmente selezionato un suolo povero a livello agronomico in maniera che, appunto, non si crei, appunto, una perdita agronomica. Non si va a fare un impianto sulle colline del Chianti, si fa su un terreno dove è adibito a pascolo, dopo l'installazione dell'impianto fotovoltaico continuerà a essere adibito a pascolo con gli ovini che pascoleranno liberamente sotto. Il balzo tecnologico c'è stato, nel senso che 10 anni fa un pannello fotovoltaico di maggiore efficienza poteva avere 300 watt, era un pannello 2 metri per 1, queste erano le dimensioni medie, e già veniva utilizzata una tecnologia prettamente fissa.
Oggi noi siamo arrivati a dei pannelli che fanno più del doppio, con la stessa dimensione, utilizzando inseguitori solari, per esempio, i solar tracker. Questo garantisce che il pannello possa inseguire il sole tramite dei solarimetri che sono installati sopra e quindi che riconoscono sia la stagione sia la giornata, quindi una giornata più o meno soleggiata, e fanno sì che il pannello insegua il sole dalla mattina alla sera. Questo aumenta la produzione dell'impianto di un 15-20%. Altre tecnologie che si sono adesso affacciate, che noi già stiamo utilizzando, per esempio il bifacciale, un modulo che permette di produrre sia davanti sia con il riflesso che ha dietro, quindi un bifacciale su una zona innevata, avendo appunto la neve un grosso riflesso, permette che la produzione aumenti anche lì di un 20-25%, quindi già comincia a avere un'efficienza massima. Poi ci sono le half cut, che sono le cosiddette celle tagliate. Questo ha permesso addirittura che la distanza tra le celle si riduca, essendo appunto più piccole le celle, e nella stessa dimensione del pannello, 2 metri per 1, si riesce anche a installare 670 watt. Naturalmente comincia ad abbassarsi ancora quella che è l'occupazione del suolo, il back contact. Quindi non ci sono saldature sulla parte anteriore del pannello, la cella viene incollata con una speciale colla conduttrice, e quindi la conduzione di tutto il pannello viene fatta nella parte posteriore, quindi più fresca, non si creano problemi di ossidazione, quindi la dispersione di energia. Questo aumenta ulteriormente un 10% la produzione del pannello. Ecco che già ti ho detto che sulla stessa dimensione, infatti, abbiamo più che raddoppiato quella che è la produzione. Bene. Queste sono tecnologie, diciamo, che si stanno sviluppando negli ultimi 10 anni. In tutto questo, la cosa penso fondamentale è che 10 anni fa un pannello, il costo era 3 euro a watt. Oggi il valore del pannello è da 0,20-0,30 centesimi a watt, quindi un decimo del costo del pannello, che era l'investimento importante. Ecco che ha permesso sì che, mentre 10 anni fa per costruire un impianto fotovoltaico necessitavi del conto energia, quindi della contribuzione che noi paghiamo in bolletta da tempi memori, e per cui la paghiamo, ma poi fanno i spalma incentivi di qua. E questo è l'altro problema, questo è un altro problema da spiegare ai nostri investitori stranieri, che ecco, ho lì e poi mi fanno la roba in un tax e mi tagliano quello che è l'incentivo. E poi adesso, per esempio, che l'energia ha un costo molto alto, io che faccio impianti in grid parity, quindi solo la vendita di energia senza incentivazioni, guadagnerei molto. No, non guadagni molto, perché tu hai guadagnato, questo sarebbe è il tema, e quindi nell'ultimo decreto legge negli ultimi 10 anni il prezzo medio che ti è stato pagato sarà quello che ti verrà pagato e non il prezzo di mercato. Quindi è difficile spiegare a un investitore, dice, ma quando c'è da pagare io ci devo stare, quando c'è da prendere mi tagli quello che c'è da prendere. Bravo. Però purtroppo siamo volta, in Italia. Però questa volta hanno toccato solo i grandi impianti, solo i piccoli impianti. Sì, fino a 28, sì. Lì grandi che hanno i fondi di investimento ancora no, ci arriveranno. Ci hanno provato nel 2014. Esatto. Va bene, grazie mille Raffaello Giacchetti. Prego. Presidente Gruppo Impianti Solari. Ecco, anche a te ti omaggerò con il mio libro. Grazie. Che parla, diciamo, di ecologia, parla di questo progetto, che poi ovviamente ti richiameremo anche in TV per approfondire sulle nuove tecnologie, come abbiamo fatto oggi, magari con un focus anche sullo storage, ecco. Va benissimo. Che è importante. Grazie ancora. Ok, grazie. A te. Grazie. Grazie.